è importantissimo per questo territorio, che viene riconosciuto nel mondo in quanto territorio di vino, avere un suo distretto che parli attraverso il vino di tutte le eccellenze che esistono sul territorio. È stata firmata ieri l'istanza per il riconoscimento da parte della Regione Calabria del distretto del Cibo Contea del Vino di Cirò, un importante passo per i 6 comuni aderenti in termini di promozione del territorio e la netta volontà da parte di sindaci, aziende e associazioni di creare sinergia per lo sviluppo del patrimonio enogastronomico locale. I comuni sono coloro i quali organizzano l'attività, diciamo, di animazione territoriale, però i protagonisti saranno le aziende, e affinché si mettano in rete, affinché ci sia la consapevolezza che ci usciranno tra poco i bandi a livello nazionale per la promozione turistica e la promozione enogastronomica, perché così potrà essere un momento grande di crescita per questo territorio. Tutto passa attraverso la consapevolezza del territorio di possedere prodotti locali identitari che rappresentano soprattutto un'opportunità di crescita economica, due su tutti: il vino, simbolo di Cirò, città capofila, e il pecorino crotonese DOP. E noi come territorio dell'area, diciamo, del Cirotano, abbiamo impostato un distretto di cibo, diciamo, in qualche modo con un marcatore identitario ben preciso, ovvero il vino, ma intorno al vino ovviamente gira tutto quella che è l'identità territoriale, quindi dai formaggi ai salumi, alle verdure, insomma tutto quella che è la gastronomia che gira intorno al vino, per fare dell'enogastronomia il marcatore identitario principale di questo territorio.